Ciao ragazzi, argomento di questo video ovviamente il mio programma preferito, Temptation Island. Tanti colpi di scena in questa prima puntata. Nel video precedente abbiamo parlato di Jessica e Andrea e adesso invece parliamo della coppia fotonica. Mi riferisco a Katia e Vittorio. Vediamo un po', vi riassumo brevemente chi sono e cosa è successo. Katia e Vittorio stanno insieme da 2 anni e mezzo. Lui è pronto per la convivenza, invece lei dice di voler soprattutto pensare prima a se stessa, divertirsi con le amiche e poi viene tutto il resto. In pratica il resto sarebbe Vittorio. E il bello è che lui è consapevole di questo. È innamorato di Katia e pensa che i suoi sentimenti sono maggiori rispetto a quelli della ragazza. Un tipo davvero sveglio e perspicace, se ha capito questo. Comunque, andiamo avanti. Lei ha molti dubbi sulla sua relazione con Vittorio. È molto libertina e ripete spesso che prima di tutto viene lei. L'avete vista? Secondo me è un po' montata la ragazza. Le qua, le là, si sente una diva, anzi fotonica, come ha del resto affermato lei. Riassumiamo cosa è successo. Appena entrano i single, lei fa subito la passerella, con la scusa che non riesce a vederli bene da lontano. Si avvicina ai ragazzi e ne nota subito uno in particolare, che sarebbe Giovanni. Nel villaggio delle fidanzate, lei sta sempre assieme a Giovanni. Dice che il suo fidanzato Vittorio non le manca per niente, non fa altro che elogiare la presenza fisica del single Giovanni. È un bel fisicato e i suoi pettorali la fanno impazzire. Lei dice che si sente single, non gli manca per niente Vittorio e non ci può fare niente se la vive in questo modo. Anzi, dice che Vittorio deve ringraziarla per la sua schiettezza, così non la farà più soffrire. E Vittorio, secondo voi la ringrazierà per questo? Sì, come no. Lui vede tutti nei pinnetti. È arrabbiato, un po' deluso, anche se poi sembra difenderla, perché è consapevole che la sua ragazza cerca sempre di attirare l'attenzione su di sé. Vi sembra una coppia questa? La diva fotonica e il bello addormentato. Sembra una fiaba. Arrivati al momento del falò, lei piange, poverina, perché Vittorio dorme, non si accorge di quello che lei ha bisogno. Lui le permette tutto e piange ancora perché Vittorio non litiga con lei. Non si espone più di tanto, ma lei ribadisce che in una coppia bisogna litigare e non permetterle di fare tutto. In pratica, lei vuole uno che gli tiene testa. Anche lei vede un video dove Vittorio non fa altro che lamentarsi dei suoi atteggiamenti libertini, senza tenerlo in considerazione. Se coppia si può definire, per me è già scoppiata. Lei sta solo con Vittorio perché così ha potuto partecipare al programma. Questo è un mio pensiero. Lei ha solo voglia di visibilità. Vuole viversi questa vacanza e fa parlare solo di sé. Ho notato che in questa edizione le ragazze sono abbastanza sveglie. Sia Katia che Jessica non hanno perso proprio tempo. Voi cosa ne pensate? Dite la vostra giù nei commenti. Commentate. Vi aspetto in tanti e se il video e il canale vi piace iscrivetevi e lasciate un bel like. Bye bye!